No, non la posso chiamare, ragazzi. Se la chiamo, cioè, sono proprio uno sfigato. Scusa, appena ritornato. Io sono stato via 4 giorni. Sono stato via per lavoro. Stato via per lavoro. Ti ha scritto Bianca? Vediamo. No, mi ha scritto un cazzo, raga. No, non è di oggi. Non mi ha scritto. Posso chiamare Walker se volete. Posso chiamare Walker, è un fratello, posso chiamare Walker, gli chiedo Walker. Tra l'altro lui mi dirà magari che non sta più insieme. Sentiamo se me lo dice. Sentiamo. Pino, Uè, Walker, e allora? come Com'è? stai? Bene, bene. Che Dove stai? dici? Dove Dove sei? stai? Io sto in spiaggia. Che Io sono appena ritornato qui su in città, fratello. Ma mi riesci a stai? passare a prendere? Dove stai Sono te? al 119. Porca miseria, Senti tutto come ho il iniziato a mondo lì parlare contro bene. Ero qua che ho fatto una cosa. me. Quando mi dici che fai una cosa c'è sempre un problema di Dai, mezzo, che mi è sennò venuta muori. un'idea. Vieni qua che facciamo i soldi. Vieni qua, fratello. Ok, arrivo. Grazie, fratello. Comunque Rubino, un fratello. Attenzione, Rubino, un fratello. Cosa vuol dire fatti dare Lambo Urus? Ah, a parte ragazzi che vi volevo dire che i moderatori di Impero mi hanno dato i superpoteri, quindi ci possiamo rianimare da solo e grazie mille agli amici di Impero. Così non dobbiamo romperci il cazzo che gli ho detto, dopo sennò diventa una rottura di coglioni. No, Bianca non la voglio richiamare, raga, adesso cerco di fermare una macchina. Mentre aspetto Costo, sempre qua dal 119. Questa è quella là. Oh, giovane! Niente, non mi sentirà mai. La voce al massimo. C'è la macchina che sta arrivando. Mimmo non. Mimmo, raga, non c'ha manco il cellulare da poter chiamare. Signora agente, ma lei per caso vorrei il contatto di mio nonno Franchino? Perché dobbiamo parlare di una cosa importante, Coppino, che vorremmo la concessione per aprire una pizzeria. Sì, salve, io ho una pizzeria in Calabria che si chiama La Quale Fucinella, signora? La Fucinella, io sono Pino Ah, si Giglio, chiama subito. esatto, e la vorrei fare anche qui, se è possibile. Sì, deve mettersi in contatto con l'architetto. E mi può dare il numero? Il numero di telefono io attualmente non ce l'ho, però via email il suo amico alle spalle può Vabbè, passarmi qualcuno. Ma tranquillamente. ce l'hai Ci tu, posso salutare Walker? io? Ci posso Sì, salutare io lei, se ci parli vuoi, lei eh? con l'architetto. Parlo io con l'architetto e vediamo le concessioni, eccetera, eccetera, e capiamo dove Sì, non penso ci aprirla. siano problemi per una Sì, sì, pizzeria sì. all'italiana. Sì. Io la metterei da Pino a Nino. Abbiamo i Vabbè, soldi in Fucinella. nero. Però ti dico, se poi Facciamo. vuole entrare un altro socio, non è bella come cosa. Invece noi ci diamo un bel nome, tipo. Fucinella, bella fucinella. La Fucinella è carino, secondo me, come nome, compà. Sì, a me piace. Ne Oh, posso dire ragazzi, ha fatto un uno? incidente questo qua davanti a noi, eh. Ve lo dico. Un po' un pirata della strada, signor Le posso agente. dare un suggerimento, signora? Sì. Perché c'era una pizzeria che poi ha Ma chiuso sei proprio per questa napoletano? cosa. Pizzeria Vesuvio. Sì, lui Dov'è ha pizzeria origini Vesuvio? napoletane, perciò lo conosco. Dov'è la pizzeria Ah, Vesuvio, questo signor agente? progetto. Dove la possiamo Eh no, vedere? è chiusa, no. Ma ci In sarà. che Dove la zona? possiamo. Che zona? Ah, una volta una pizzeria Stava. stava a Vespucci, a Vespucci. Vespucci. Quindi Ah, la spiaggia. pizzeria. Sì, però è un po' Ci lontano. vicino Raga, al massimo il a 3 gioco0 ce l'ho. 3 0 07. 7. Vogliamo andare a Era a vedere? due piani pure. Andiamo a Andiamo a dare un'occhiata vedere. della Dai, zona. andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ma vuoi venire con noi, scusa? L'accompagniamo, Dai, l'accompagniamo. vieni, vengo in macchina con voi, ragazzi, che comunque se non è un problema. Non ci sono E che problemi, facciamo la consulenza, signore. Guarda, ragazzi, posso dire una cosa? Complimenti per quello che fate per il paese. Che mi sono già preso la città. Scortato dalla polizia, il re, impero. Ti mi portano a comprare la pizza muti. Muti, dovete stare muti. Quando ci sono io dovete stare muti. Ragazzi, vado a vedere la pozzeria con gli amici. Ragazzi, ma voi di dove siete? Di origine? Io, Caserta. Ah, Caserta, minchia, con la ma la reggia di Caserta sono stato, eh. Arrivo subito, Arrivo Arrivo subito. E gli altri di dove siete? Io, Battipaglia, Battipaglia. Raga, posso chiedere una cosa? Ma si prendono tanti soldi a fare il poliziotto? Abbastanza.
Tipo rispetto a un altro lavoro normale, per chiedere, eh? Dipende dal lavoro, dipende. Se si mette a lavorare guadagna più di me. Non è per mancarvi di rispetto, no, ma da dove vengo io, tanti poliziotti, cosa che voi qua non fate, anche il motivo perché sono venuto qua, diciamo che un pochino si fanno corrompere. Qua non è mai capitato? Sono arrestato qualche poliziotto. Non ha fatto una bella fine. Non ha fatto una bella fine, che intende? Perché c'è la pena di morte qui? No, mi ha scortato. E ma voi c'avete, ma posso dire una cosa? Perché uno è un po' come il prete, no? Secondo me, no? Per scopare. Vi è mai venuto in mente, diciamo, di che ne so, fare una marachella per una cosa di soldi? Personalmente no. Non sono mai trovato nella situazione di conoscenza. Ma se tipo uno vi dà il triplo di quello che prendete? Ma io penso che alcune cose non si facciano solo per soldi nella vita, no? È sempre come la cosa per la divisa. No? No, è più a sinistra. Non penso uno faccia il poliziotto per lo stipendio. Siamo arrivati? Più avanti. Dove l'hai vista? Scusa. 8 sub, faccio una rissa dopo che mi hanno dato un passaggio. Le do un cazzotto proprio. Vai. No, devo fare il calabrese. Pino il calabrese. Questa a sinistra. Eccoci qua. Ecco, mamma mia, ma quanto è bella. Ma questa è, raga. Era quello. Era questa a sinistra. Oh, ragazzi, posso chiedervi, volete lasciarmi il numero? Che magari c'è qualcosa, vi chiamo? Io lascio, Oh raga, magari metti che non c'è nessuno, ci sentiamo. Dai, non strappo, non lo so. Prenditi i numeri. Ecco qua, mi dia il numero. Ragazzi, no, questa no. È fondamentale questa parte qua, eh. Salve signorina, come salve. Si chiama? Poi si fanno trattare anche così, scusa. Signore? Sì, la sento, le sto condividendo il mio contatto. Pino Giglio. Pino Aleandro Giglio, lei è Logan? Sì. Eccolo qua, Pino Aleandro Giglio. Ok. Le condivido anche il mio, così quando ha bisogno. Pino, da dove viene il signor Pino? È da Reggio Calabria. Ecco. Dove si? Tutti conoscete un certo Curtis che continua a mandarmi messaggi tipo insistentemente? Mi dia il numero, ci guardo io. Ho perso il telefono, non ce l'ho più. Secondo me se gli do un pugno, tra l'altro. Ragazzi, grazie mille, buon lavoro, eh. Arrivederci. Grazie, buona serata. Arrivederci. Stavo denunciando uno per stalking, maleducato. Ah, raga, ma è questo qua il posto? Di fronte, ovviamente c'è da fare il restauro. No, mi sembra che... No, è questo qua, lo sa, eh. Ragazzi, ma questo qua è troppo più pizzeria, oh. Questa è proprio la fucina. Ha detto a sinistra, no? Qua credo che... Mamma mia, quanto è bello sto posto. Ah, ma non si può... No, al momento non è chiuso. Per questo ti dico che secondo me è questa. Guarda come si chiama. Non, era una gelateria, mi sa questo. Scusa, ma... Ha detto che era a due piani. Scusate, ma Rubino, Walker, non... Non mi rovini l'esperienza così, veramente. Chiedo scusa. Bianca, guarda, se vuoi qua ti faccio provare io un'esperienza, eh. Se no, proprio devi insistere, no. Eh. No. Al dentes. Allora, leggo la chat, chiedo scusa ragazzi. Ma poi abbasso il mio mic. Okay. Delle insegne, ditemi se così va bene. Cucinella. No, metti sarebbe figo. Così va bene, ragazzi, il mio? Ho un po' più alto. Facciamo sushi. Scusate. Italiano, solo sushi. Spammatemi solo quello quando mi... No. Non credo. Ok, adesso ho capito che va bene l'audio. Ditemi il resto che mi stavate dicendo. Occhio che ciao, secondo me fa il soffia. Sì, già l'avevo capito. Come va? Io metto il mio involtino, pronto. Piccolo ma buono. Ma goloso. Piccolo esatto. Ma goloso. Allora, ragazzi, che facciamo quindi? Esagerà, come sei cattivo. Ma perché tu non è. Ma perché tu hai il cazzo, come scusa? Sei così, eh? Arrogante. Esci fuori dal mio locale. Un po' di Gaviscon. No, adesso faccio un video, lo metto su YouTube e ti faccio vedere io quanti hater ti arrivano. Se mi butti fuori dal locale. Giusto. Violenta che non sei altro. Fascista. No, andiamo. Guardi, forse le conviene moderare i suoi termini perché tra poco trova un buco per terra. Addirittura, minaccia, state filmando, ragazzi. Guarda che filmiamo tutto. Io questo qua lo do subito. Filma, ciao.
Gabriele, come si chiama? Lui. A Selvaggia Lucarelli lo mando. Sciocca. Firma. Lo sa che non può filmare in una zona privata. Ma chi è privata? È un locale pubblico. Chi è il genio che ha detto sta stronzata? È un locale pubblico. Faccio la diretta su Instagram adesso. Mo ti faccio vedere io. Devi uscire dal mio locale, però. Dal punto di vista legislativo, il locale è un contratto. Signore, lo sai che lei sta commentando? Ma scusami un attimo, ma chi sta parlando dal punto di vista legislativo di voi due? Come si chiama lei? Qui, dei due. Lei, quello davanti a me. Ma chi? Quello con gli occhiali? Ah no, tutti e due li avete gli occhiali. Parla entrambi. Che problemi hai, biondo? No, io veramente stavo parlando con la signora. Tu ne hai una marea di problemi, quindi non te lo sto manco a chiedere. Magari che soluzioni puoi avere? Signore, documenti, puoi un attimo servire i ragazzi? Che sto un attimo chiamando. Chi è che ha detto i documenti? Chi è che ha detto i documenti? Il signore alla mia sinistra. La gente alla sua testa. Il capo dello sceriffato, bello. Sono io, il capo? Mamma mia, come sei carica, il capo dello sceriffato. E quindi che cazzo vuole di documenti a me, non ho capito? Signore, mancata identificazione prevede l'arresto, che facciamo? Venite che vi do i documenti, dai. Me li devi mostrare qua, non serve andare da nessuna parte. Vieni qua, ti faccio vedere come vieni. No, no, il signore non sta lontana, venga. Ti deve far vedere come ti un attimo. Uscite dal mio locale, cortesemente. Dai miei locali è uno questo, non sono due. Uscite dal mio locale, avete l'ultimo avvertimento. L'ultimo avvertimento? Poi sfondiamo porta. Però decidetevi, o dobbiamo restare qua per i documenti o dobbiamo uscire. Quindi, Robert, li puoi vai nella tua carta. Così è arrivata una nuova poliziotta in città? Ti avvicini a lui e fai mostra. No, mi è arrivata a me. Aspetta. È il tempo che mi allontano, vai. Usa. Sono tutti nervosi? Allora, hai visto il documento? Se così portano avanti i locali. Sì, ora mi seguo fuori, per favore. Dammi un documento, casa non vota la mente. Un documento te voglierà. Però deve tornare. Song da Adigos. No, dammi tu adesso il tuo documento e fammi vedere chi sei, scusa. Tu, Pino. Le ho fatto vedere il mio distintivo. Fammelo rivedere sul distintivo. Certo. Ecco. Ma dai, ma che cazzo è questa? Ma tu veramente... Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Dai, è arrivato Batman. Vogliamo passare ad oltraggio a pubblico ufficiale? Oddio, oltraggio di... Oltraggio a pubblico ufficiale. Signore, facciamo una cosa, mi segua fuori. Non disturbiamo le altre persone nel locale. Mi segue? Un attimo, devo fare una telefonata. Vado in bagno, faccio una telefonata. Non me rompo cazzo, un momento. Non mi faccio mettere le manette. Signore, che manette metti? Per quale motivo? Allora, stavo parlando, uno parlava con la ragazza e non ne ho stata offesa. Ascolta. Pronto? Logan, ma mi stanno ammanettando in un locale un tuo collega che è un pazzo. Puoi venire qua, per favore? Due, devi venire al 628. Se puoi venire un attimo. E datti una svegliata. Adesso mo stanno arrivando i miei amici della polizia e tu stai qua e fermo. Dai, compa, che mi hai già cagato lo schifischietto. Posso parlare con il capo lì dello sceriffo? Chi si deve togliere da quel tipo di testa di cazzo? Stai calmo, bello. Tu mi hai ammanettato per sta cagata e mo' arriva Logan, ti fa il culo. Sparisci da qui immediatamente. D'arresto. Perché insulta cittadino? Perché stai... Io cosa avrei fatto di male? Devi allontanare. No. Perché non sto facendo nulla di male. E devi togliere dal cazzo. No. È chiaro. Oh, sparisci. No. Stai tentando una perquisizione? No. Aiuto? Filmate tutto e mettete su Instagram, ragazzi. Lei non può filmare in un locale privato. E gli hanno già impedito di filmare in questo lei locale. Lei ha insultato cittadino? Si vergogni, fa schifo. Nessuno vi ha offeso. Nessuno ha offeso le ragazze. Ho sentito una sirena, penso sia arrivato Logan. Testa a mandare il test. Posti? Chiamate polizia, chiamate. Già fatto, non ti preoccupare. Ribadisco, no, non sto facendo. No, ma sta arrivando la polizia, compà. Sta arrivando la polizia che l'ho chiamata io. E forse non avete capito con chi cazzo state parlando. Sti due pisciaturi che siete, oh. Se non se l'ha beccato prima, se lo becca ora. Sì. Ma tu ti pagano a chiacchiere. E di Oliveira. Continua pure. Tanto l'oltraggio ormai l'hai fatto, quindi. Oh, se non arrivano sono rovinati. Cioè, aveva proprio ragione il film. Ma qual era il film di tutto? Quale chiacchiere film? Distintivo? Quale? Quale film?
Io faccio denuncia. Andiamo. Bravo, bravo. Sì, denuncia. Sì, matricola Poliziotto. 500, vai, denuncia. Matricola 500. Gli intoccabili. Hai visto mai Nino gli intoccabili? Sì, sì, sì. Voi avete visto gli intoccabili, signor poliziotto? Siamo noi. No, taxi driver forse era. E vi sia peccato, vi abbiamo toccato già. Non siete così intoccabili. Ora, allontanatevi dalla persona cittadino, vergogna. Io posso permettermi di fare il cazzo che mi pare, è chiaro? Non è vero? Ah, non penso. Allora insultiamo tutti. Come essendo un pubblico ufficiale non puoi proprio dire fare il cazzo che ti pare. Ok, io sono un poliziotto. Dovresti rispettare, tu sei un la legge, no? Io la... Stiamo entrando. Non credo proprio perché grazie, fratello. Io non vi ho offeso. No, no, tu io stavi tracciando un arresto che è diverso. Io non mi sono manco messo in mezzo perché l'ho messo, le manette gliel'ha messo e stavo solo parlando. Mica gli ho impedito. Stavi tracciando un arresto. Logan significa mettersi in mezzo. Io Logan, sono qua, Logan. Mentre lo arrestava, mica te faccio niente. Logan, ragazzi, Nino, vai a chiamare Logan per favore, che sono là. Prima che ci vada questo qua, prima che ci vada questo qua, che ci sta andando questo qua. Logan, mi ha messo le mani addosso. Nessuno le ha messo le mani. Mi hai messo le mani addosso, cioè i filmati, mi avete messo le mani addosso. Ci stavo. Buonasera, Logan. Buonasera, Logan. Buonasera, spostiamoci dal locale intanto. Eh certo, io se mi posso muovere, aspettavo voi perché c'avevo paura, sinceramente. Mancava che mi metteva della droga dentro le tasche. Inventane qualcun altro, eh. Dico, se potete farlo fuori, comunque sì, sì, no, ci stiamo spostando fuori. Anche il taglio, dai, dice capo. Chi c'è? Salve, salve. Oh, c'era una ragazza bellissima che stava entrando, comunque. Va là. Andiamoci pure da questa parte. Grazie Logan di essere passati, è gentilissimo. Un po' di abuso di potere. Esatto, abuso. Ha detto così. Io sono poliziotto, faccio quello che voglio, insulto. Faccio il cazzo che voglio, tipo. Non disturbiamo tutti. Chiedo scusa. Passato. Posso dirgli, Logan? Prego, prego. E niente, praticamente io sono entrato e stavo parlando con una ragazza rossa. Dopodiché la titolare del locale si è andata verso la ragazza come se fosse un cane, gli ha detto di non parlare con me. E dopo è arrivato questo qua che mi ha detto, scusami, la signora mi ha detto che mi buttava fuori dal locale. Io ho detto che io posso stare in sto locale qua, scusa. Giusto o no, nessuno, Logan? Non ho insultato nessuno, Giusto o no? Posso starci in un locale pubblico, sbaglio? Sì, vabbè, può starci, però dal momento in cui la proprietaria la invita ad uscire, lei... Vabbè, ma secondo me mi ha invitato a uscire, perché... Collega, dal momento in cui inizia a molestare le dipendenti... Ma che molestare? Ma non gli ho detto niente. Ma che cazzo di molestare? Mi scusi, perché gli ha chiesto il numero di molestare. Ma che moleste verbali? Diceva che bello il tatuaggio. Questo ci sta. Logan, senti me. Questo era il balcone. Ci stava provando. Cioè, effettivamente, perché è stato messo in giro? Stiamo parlando, siamo sulla strada. Perché mi stava chiamando? Per cosa? Intraccio a cosa? Perché ti dico io, Logan. Perché io praticamente, cosa succede? Quando lui mi ha detto che è un pubblico ufficiale, ho detto guarda che li conosco anch'io, mi sono amici e non sono come te, e lui mi ha arrestato, punto. Ma perché, come mai la proprietaria del locale l'ha voluta far cacciare perché fuori? Gli ha chiesto il numero alla perché ho chiesto il numero alla tipa e gli ho detto che sembrava Van Dijk, il difensore del quello lì, sai, quello olandese, perché è Nugesso. Ah. Già detto. Diciamo che... Vabbè, ho capito, ti arrestano, scusami Logan per una cosa così, è giusto? Stava facendo molestie fisiche o verbali, in realtà. Nessuna molestia fisica. Io sono suo avvocato, non è vero? No, ma ragazzi, ma voi ma perché mi dovete intossicare la vita? Scusa, ma se non ci avete una vita. Va bene con quelli che con cui state appiccicando prima, devi scontare sugli altri. Aspetta, fermatevi un attimo. Mannaggia la Madonna, no. È un reato querelabile, lo so benissimo. Ho identificato. Scusa. Ma perché mi devono intossicare la vita? Ma perché mi devono intossicare la vita, compà? C'è un problema. Non siamo arrivati dopo, non sappiamo cosa sta succedendo. Semplicemente mi stiamo solo ascoltando, dare del cane, insomma. Sì, spostiamoci, grazie. Capito? Mi state intossicando l'esperienza, mi state intossicando. Oh, mi sta intossicando l'esperienza. Mi sta intossicando l'esperienza, compà. Mi sta intossicando l'esperienza. Stia tranquillo, signor Pino. No, tranquillo Lucazza, compagno. Risolviamo la situazione. Ha insultato pesantemente. Mamma mia. Facciamo in questo modo. Il signor Pino lo prendiamo noi e lo portiamo in un altro locale. Grazie Logan, gentili. Ciao. Facci i cazzi. Bene, sceriffo. Grazie. Tutto vostro. Forza Pino. Viva Pino. Oh, scusa, aspetti che la smanettiamo, signor Pino. Ciao, bello.
Ciao culo. No, a dormire. Deve andare. Paga in macchina con noi. Fino. Andiamo al custom, Dove volete andare? Andiamo, compa. Sali. Scusi, do un cazzotto a uno che finché sono con la polizia posso. Di qua? Di qua vado? Scusate ragazzi, vado di qua ragazzi. Ma che cazzo fa? Se sono con la polizia. Scusa, non avevo mica fatto apposta. Fratello, non ho mica fatto apposta. Ho sbagliato. Non è che mi devi dare un cazzotto, eh? Chi è che fa da vieni qua? È quel ragazzo là. Amici, signor Pino, l'accompagniamo noi. Ho capito, ma la gente fa gara a darmi i pugni in faccia qua. Poliziotto? Collega, venga con me. Salga pure con i suoi amici, signor Pino. Sali qua, signor Luca? Uguale, cioè più. Ragazzi, però, voglio ringraziare Logan, scusate. Simo ci segue. No. Logan, ma vieni con noi? Vieni con noi. Sì, ma vi seguiamo, signori, un attimo solo. Lui ci ha insultato, allora, signore, si ricorda. Oh. Bastardi. Andiamo via, raga. Che poi ci raggiungerà Logan. Aspetta, Genio un attimo. Manigno, dov'è? Ti passa una cosa, ti passa una cosa. Mi raccomando, rilazzati. La povera ti ha minacciato. Ma che cazzo me ne frega, raga. Oh, questa qua con... Sara e Stormy. Ah, Stormy. Sì. Ma sentivo prima che hai venduto le vene. Ma sai che ho venduto? No, ha dovuto pagare delle cose di altri. Sì, esatto. Le colpe della mamma. Già. Andiamo in spiaggia che magari nasce qualche storia, no? Nel senso si racconta meglio. Sara, vuoi che andiamo io e te per i fatti nostri? No, andiamo. Che palle. Io le ammorbidisco. Poi tu buttati. Io per buttare non c'ho problemi. Andiamo? Ok. Sì. Ma perché scappi? Che io non so stare ferma, quindi... Scusa, ma muoviamoci insieme. Io faccio footing la mattina, lo sai? Ti va di andare a rubare una macchina insieme? No. Io sono una ragazza per bene. Ho capito, però che palle andare in spiaggia. Andiamo a rubare qualcosa. Ma voi avete voluto venire qua che è vuoto. No, voi Lucazza, io volevo stare con te. Se eravamo per me, non eravamo proprio qua io e te. Ma perché volevi stare con me? È perché mi sono innamorato la prima volta che t'ho visto. Sono venuto io, sono uno un timidone. Sono venuto da te proprio perché ho detto, guarda, quando mi ricapiterà, ci provo. Siccome è la donna della mia vita. Si fa a metterci giù così? Che fate? Prendete un po' di sole? Alza un po' la voce, Pino, che non ti sentiamo. Minchia, vedi che se ti senti ti querela, eh? Ma tanto non mi senti. Sara, ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Ma tu ti sei mai baciata qui? No. Neanch'io. Meno male. E ti andrebbe di fare sta cosa per la prima volta insieme, diciamo? Io per scelta, non è che... No, anch'io, che per chi mi hai preso, scusa? E appunto, quindi non voglio fare a prescindere. Però il mare... Non ti sembra un po' ASMR? No. Ma tu lo segui l'ASMR? No, non seguo. Ahia, dai. Neanche un tingle, cioè, hai preferito. Che cosa? Cos'è un tingle? Un tingle. Non so cosa sia. Ho capito. Tu porti lenti in contatto con gli occhiali? No, sono proprio così. C'ho gli occhi così. Non porti lenti in contatto? Tipo lenti. Scusa. Allora, volevo toccarti il seno, ma ho sbagliato muscolo. Ok. Ok. Non ho capito. E
lenti a contatto, quelle viola, non le porti. Ma secondo te che cazzo devo portare le lenti a contatto viola? Cioè sono tutto il bene del mondo, però niente. Perché ti piacciono quelli con le lenti a contatto viola? Tanti in città le usano, eh. Ho capito. No, era per chiedere, perché se no non ti insultavo le lenti viola, capito? Ah, sì, scusa, porto le lenti viola, mo ho capito. Ah, ok. Ah, e quindi ti piacciono i messaggi subliminali, diciamo? No. E tu? Ma non avevo capito, ma tu c'hai le lenti a contatto azzurre? No. Ah, la madonna, porcetta. Io direttamente arancio e nero. E che lenti... Non ho capito. A fine? Arancio e nero, mo l'ho capito. E allora che cazzo... Ci arrivi un po' tardi. Ma tu sai che la dipendenza dal porno è una grave malattia, quello che fai non è bello? Ma io non lo faccio, infatti, ho detto che era una battuta. Ho capito, però non si fanno delle battute su certe malattie, scusa. Un italiano su 10 ne soffre, Sulla malattia, sul porno, cioè, sulla dipendenza dal porno, Sara, su certe cose, guarda, non ammetto proprio scherzi, veramente. Allora anche l'alcol, no. Se ne va, così. Walker, ascolta, io ho sempre portato rispetto, però sì. Se ti sei preso il numero di Sara? Sì, perché pensavo faceva parte del gruppo. Esatto, allora, mo io sono... sempre stato tuo fratello e non ho mai, però diciamo che non è stato un bel gesto, eh? Perché? Non ci devo fare niente col numero Sara, però se c'è informazioni a me può vendere qualcosa, la cosa per 10 abbonamenti a coltello tuo Walker, subito. Informazioni Pino, città, quello, per quello è più il numero di tutte. Ho capito, vabbè, allora facciamo che mi fido, dai, finché non arrivano. Io sono innamorato di Bianca, Pino. Cioè io per Bianca morirei. Adesso non mi frega un cazzo, è solo business. Sì, usciamo al coltello. Hai visto cosa hai imparato a fare? Guarda Walker. Oh, ti trovo del cazzo. Hai visto? Bello. È figo però, eh. Con questo coltello occhi alla polizia, perché poi dove erano? Poi alle spalle, quanto è d'amico, alle spalle. Vabbò. Non mi preoccupare, io sono solo innamorato di Bianca, quindi non il resto non mi interessa. Vabbè, mi raccomando, mi raccomando. Sì. Chi sei? Giotte. Che cazzo è Giospe? Vieni qua, oh, non mi devi voltare le spalle. Giospe, se mi volti le... Hai visto? Porta rispetto. Madonna! Porta rispetto? Vuoi ripuntare? Raga, ma si può rubare dentro sto corpo? C'è qualcosa che possiamo prendere? Oh, ci sono gli amici che stanno arrivando, eh. Andiamo a ammazzare, raga. Azz, cosa vuol dire vieni in assistenza? Ho sbagliato qualcosa? Dov'è l'assistenza, raga? A me non ho fatto niente di male, ragazzi, comunque mo. Discord? Vabbè, allora stacco la stream, raga. Ti bannano, calma. Sì, vado, ragazzi. Ci vediamo dopo. No, ma vado a letto, proprio. Come va a letto? No, è un'assistenza di andare. Ho capito, però vado a letto, raga. Buonanotte, vi voglio bene. Ciao.